Cosa accade se Dracula, l'uomo lupo, Frankenstein e la mummia si riuniscono in un film? Semplice, si ride e di gusto, ancor di più se il film in questione, Hotel Transilvania, è in realtà una pellicola d'animazione. Scordatevi dunque i mostri in bianco e nero, protagonisti di tanti film dell'orrore della Hollywood che fu, ed immergetevi nella divertente policromia dell'hotel a 5 stelle costruito dal conte Dracula in persona per ospitare i suoi colleghi mostri. L'occasione è il compleanno della figlia Mavis, giovane vampira che sta per compiere appena 118 anni e che ha tanta voglia di vedere il mondo degli umani ed uscire dal mantello iperprotettivo di papà Dracula. La storia in fondo è sempre la stessa: il rapporto genitori-figli, la paura del diverso, la voglia di innamorarsi, solo che stavolta i mostri siamo noi gli umani, mentre loro i mostri lo sono solo nell'aspetto. Disegnatori e animatori non si sono risparmiati in quanto a fantasia e gag, dall'effetto comico assicurato, ripescando nell'archivio horror di tanto cinema ma dagli anni 20 in poi. E se Dracula ha l'aspetto del suo attore più rappresentativo, l'ungherese Bela Lugosi, nella versione italiana è il matatore Claudio Bisio a prestargli la voce. Ho sentito parlare di un castello pazzesco.